Guai giudiziari per Johnson & Johnson, condannata da un tribunale USA a pagare ben 2,1 miliardi di dollari di risarcimento danni a causa della presenza di amianto nel talco, il suo prodotto di punta da decenni. E questa è infatti la decisione della Corte d'Appello del Missouri, che ha confermato il verdetto di primo grado contro la multinazionale statunitense, emesso da una giuria di St. Louis, stabilendo che proprio l'amianto contenuto nel talco ha causato il cancro alle ovaie in 22 donne abituali consumatrici del prodotto, che hanno chiamato in giudizio l'azienda. Secondo la sentenza, la società ha venduto consapevolmente prodotti contenenti amianto, pur sapendo da un certo punto in poi che erano potenzialmente cancerogeni. Johnson & Johnson ha già promesso di voler presentare un nuovo ricorso contro la sentenza. Per l'azienda si tratta solo di una delle migliaia di cause intentate nei suoi confronti in tutti gli Stati Uniti da ex consumatrici che si sono ammalate di cancro dopo aver usato per anni il talco. Proprio a seguito dei tantissimi processi e sentenze che si sono susseguiti in tutti gli USA, l'azienda nel maggio scorso ha annunciato che smetterà di vendere il suo talco in USA e Canada per la crescente disinformazione sulla sicurezza del prodotto.